La vittoria all'ultimo secondo dell'Amen Scuola Basket Arezzo, che ha permesso alla formazione di Coach Milli di vincere contro il Don Bosco Livorno, non ha comunque reso felice il presidente della SBA, Mauro Castelli, che non ha affatto gradito l'atteggiamento della sua squadra. Domenica passata a Prato abbiamo buttato via una partita, o meglio, ha vinto Prato immeritatamente. Oggi abbiamo vinto una partita immeritatamente, perché bisogna essere onesti, doveva vincere Livorno, poi la pallacanestro, i casi sono tanti, per una volta è girato a noi. Faccio i complimenti a Livorno, perché veramente una squadra di giovani così talentuosi, sono veramente contento che ci sia questo tipo di politica. Non sono per niente soddisfatto dell'atteggiamento dei miei ragazzi, assolutamente non soddisfatto. Vorrei salvare solo gli ultimi due minuti, perché il resto è veramente tutto da rifare. Non mi è piaciuto assolutamente niente. Poi ne parlerò con i tecnici, ma non è un problema tecnico, è un problema di atteggiamento. Non sono assolutamente contento. Onestamente, stasera dare la colpa agli arbitri sarebbe la cosa più stupida che possa essere fatta. L'errore abbiamo fatto noi, perché noi abbiamo giocato per tre quarti, o meglio, non abbiamo giocato per tre quarti con la testa, assolutamente nessuno. Cioè non avevamo la voglia, la volontà, la grinta di affrontare una partita di pallacanestro. Capita, perché capita alla Juventus nel calcio, come alla Virtus Bologna nella pallacanestro. Per l'amor di Dio, capita, però questa deve essere la prima e l'ultima volta, punto. Debole di cuore stasera sarebbe morto, perché noi abbiamo perso e vinto negli ultimi due minuti questa situazione. Quindi lo spettacolo è stato bellissimo per chi è venuto a vedere la partita, questo è fuori di discussione. Però io ho un dovere, verso la mia società e verso il pubblico che viene a vedere, e questo tipo di atteggiamento io non lo voglio più vedere.